Io sono Davide Spallazzo, Fiammetta Costa. Con noi ci sono anche due studenti che sono Giorgia Palazzo e Walter Piccolo, che alla fine vi illustreranno molto molto in breve la loro esperienza con questo nuovo corso di laurea. Cosa vedremo oggi? Fondamentalmente una panoramica sul corso di laurea, dei dettagli sugli obiettivi che sono perseguiti all'interno del corso di laurea, un approfondimento sui contenuti e infine un dettaglio un pochino più burocratico sul piano di studi. Come penso la maggior parte di voi sappia, la scuola del design è organizzata in lauree triennale e lauree magistrali. Tra le lauree magistrali, il corso di Digital Interaction Design è l'ultimo nato, infatti è iniziato esattamente nell'anno accademico in corso, quindi 2017-2018. Siamo alla prima esperienza e loro sono i primi studenti che sono al primo anno, quindi il secondo anno non è ancora attivo. È un corso che sin dalla sua nascita ha avuto un discreto successo perché a fronte di 40 posti, quindi un numero piuttosto limitato, ha avuto circa 240 applications da studenti del Politecnico in maggioranza, quindi 125, altri da altre università italiane, 61, e 50 da persone con un titolo straniero. Quest'anno i numeri sono molto molto superiori perché ad ora, e il numero non è ancora definitivo, solo da persone con titolo straniero abbiamo circa 190 richieste di iscrizione, quindi piuttosto richiesto. Entrando un pochino più nel merito dei contenuti, di cosa ci si occupa in questo corso di laurea, fondamentalmente cerchiamo di coprire tutti quei campi in cui il ruolo del designer si riferisce a quella che viene definita Information and Communication Technology, quindi tutto ciò che riguarda il ruolo del design nel plasmare sistemi interattivi, che siano prodotti, che siano ambienti, che siano servizi come i servizi mobile o che uniscano i precedenti, come nel caso dell'IoT, dell'Internet of Things. Ovviamente l'approccio, come è normale nel campo del design, non è di tipo ingegneristico, tecnico, ma l'approccio è di tipo multidisciplinare. Multidisciplinare perché la disciplina dell'interaction design è chiaramente multidisciplinare. Questo è uno schema di Dan Safer che in qualche modo cerca di raffigurare tutte le tangenze che ha la disciplina dell'interaction design con le altre discipline, del design, quindi spazia dal design della comunicazione al design dell'interazione, a volte si focalizza su elementi, diciamo a larga scala come la user experience, altre volte su elementi un pochino più specifici come l'usabilità di un prodotto. Ovviamente, come avviene normalmente per il design, anche nel campo dell'interaction design l'obiettivo è la progettazione per l'uomo, quindi per i suoi bisogni, che siano latenti o meno, quindi bisogni anche manifesti, e l'obiettivo è quello di progettare sistemi interattivi, prodotti, servizi, ambienti che in qualche modo lo supportino all'interno dell'attività quotidiana. Ovviamente l'utilizzo della tecnologia in questo corso di laurea non è un utilizzo fine a se stesso, è un utilizzo strumentale a migliorare la vita delle persone e a migliorare il modo in cui le persone possono interagire con l'ambiente, con altre persone o con dei dispositivi. Quindi fondamentalmente i campi di applicazione sono quelli che vedete indicati: oggetti e prodotti interattivi e connessi, quindi che si avvicina più al campo del product design. Ambienti responsivi, quindi che si avvicina più all'ambiente dell'interior design, interfacce che siano esse tangibili oppure interfacce digitali, così come artefatti personali, come nel caso di dispositivi wearable. Solo a titolo esemplificativo, ma ovviamente non vuole essere onnicomprensivo, alcuni casi applicativi. Questi sono alcuni dei progetti sviluppati dagli studenti nel corso di Hardware and Software Technologies for Design, che tengo insieme al professor Bruschi, in cui la richiesta era quella di hackerare una lampada dell'IKEA e inventare un nuovo prodotto che fosse realmente funzionante. In questo caso, ad esempio, è un vaso smart funzionante che ti avvisa, si illumina quando ha bisogno di acqua oppure ti dice la quantità di acqua. Altri campi sono, ad esempio, nel caso dell'intrattenimento, questo è un giradischi che utilizza invece delle puntine le luci, oppure in questo caso è un sistema wearable IoT per i neonati per il monitoraggio della salute dei bambini. O ancora per andare incontro alle necessità di persone, come in questo caso affette da demenza, quindi in grado di trovare oggetti. Quindi non vuole essere onnicomprensiva questa carrellata, è solo per farvi vedere alcuni degli esempi fatti nei corsi fino ad oggi, quindi un semestre completo, l'altro ancora in corso. Ovviamente il focus è sull'innovazione, perché è di questo che stiamo parlando, sull'esperienza utente e chiaramente sulla creatività.
la figura che vogliamo formare con questo corso di laurea è una figura che è in grado di lavorare in un gruppo multidisciplinare che in qualche modo si faccia regista di tutte le azioni che riguardano la tecnologia e tutto ciò che riguarda l'interazione, ovviamente con un'attenzione alla dimensione estetica, alla dimensione funzionale, come sempre avviene per il design. Lascio invece sugli aspetti più di apprendimento la parola a Fiammetta. Buongiorno, come ha già detto sono Fiammetta Costa, mentre lui lo incontrerete tra i docenti del corso, io finora non ho insegnato in questo corso, però ho partecipato nella sua costruzione e mi occupo degli aspetti organizzativi. E come mi sembra sia già trasparso dagli esempi che sono stati mostrati, l'approccio all'apprendimento è molto basato sugli esperimenti, sulla prototipazione, sul fare delle prove. L'ambiente di apprendimento è molto internazionale, avete visto le domande, per esempio quest'anno c'erano in classe, mi sembra, una decina di studenti stranieri rispetto a una trentina di studenti italiani, quindi la classe è molto internazionale. Il lavoro è multidisciplinare perché non tutti gli studenti che si iscrivono vengono dall'ambito del design, quindi si incontrano studenti anche che vengono da ingegneria principalmente, ma anche da comunicazione e da altri studi. E stiamo mettendo in campo la collaborazione con una serie di imprese, sia per lo stage sia per dare dei temi, per esempio, nei workshop. Quindi la filosofia che sta un po' dietro a questo approccio è la contestualizzazione delle problematiche e delle analisi. Come strumento si utilizza per esempio la costruzione di scenari. Guardiamo al design cercando di integrare aspetti fisici, aspetti digitali che, diciamo, come discipline sembrerebbero separate, ma negli oggetti stanno insieme e anche nella percezione delle persone. Abbiamo già detto della prototipazione e anche dell'aspetto sperimentale, quindi della valutazione di quello che stiamo facendo, magari della modifica e quindi di un ciclo di progettazione iterativo. Anche qui vi facciamo vedere solo due o tre esempi per dare un'idea, ma ovviamente il campo è molto più ampio. Ho detto prima che partiamo dall'analisi dei bisogni e degli utenti usando degli strumenti, per esempio le personas, per rappresentare quello che è stato trovato nella ricerca. Poi usiamo delle mappe e dei diagrammi per rappresentare gli scenari, quindi per prefigurare o per rappresentare una realtà o per prefigurare una nuova soluzione di un problema. E nella realizzazione dei prototipi si usa anche la programmazione e si costruiscono degli oggetti funzionanti appunto per imparare come funzionano, ma anche per poterli poi provare con gli utenti. Adesso non mi dilungo perché mi sembra che siano cose che sono già state dette. Ovviamente competenze importanti sono la percezione, l'esperienza, la cognizione, le emozioni, l'estetica dell'interazione, il coinvolgimento, il rapporto tra spazio e tempo e i dati e anche i dati personali. Veniamo allo piano di studi che magari poi vi dà un'idea più concreta di quello che si fa. I corsi sono offerti in inglese, esistono anche alcune possibilità di alcuni corsi a scelta in italiano, in genere se ci sono dei problemi si possono risolvere anche in italiano, ma la lingua che si usa in classe per poter coinvolgere tutti, visto che ci sono molti stranieri, è l'inglese. È abbastanza importante stare attenti anche tra italiani a parlare in inglese, perché sennò si creano un po' due gruppi e si escludono delle persone. E i posti, come abbiamo già detto, sono 40, 25 per cittadini UE e italiani, no, cittadini, per persone che hanno un diploma italiano e UE e 15 extra UE. Adesso avete visto ci sono tantissime domande di stranieri, in ogni caso i 25 posti per gli studenti locali rimangono, quindi può darsi che questo 40 salga un pochettino. Una cosa secondo noi molto interessante di questo corso di studi è la possibilità di personalizzare il piano di studi, quindi di fare delle scelte.
Al primo anno ci sono tre corsi specifici per questo corso di studi: Basic of Interaction Design, Hardware and Software Technologies for Design, alcuni degli progetti che avete visto prima erano fatti dagli studenti di questo corso, User Experience Design, anche per esempio quegli scenari e quegli altri slide che ho fatto vedere venivano da questo corso. Poi c'è un corso, un laboratorio a scelta, poi vi faccio vedere le possibilità di scelta, e un workshop di User Centered Design che dura 2 settimane. In un periodo in cui non ci sono lezioni. Al secondo semestre c'è un corso di Virtual and Physical Prototyping, un altro laboratorio, anche qui ci sono delle possibilità di scelta che adesso vi faccio vedere, e un corso di Digital Art. Riguardo appunto le possibilità di scelta, il laboratorio a scelta del primo semestre è un laboratorio interdisciplinare, quindi con per esempio che coinvolge magari dei professori che vengono da ingegneria o dei sociologi, quindi altre competenze. Sono laboratori esistenti negli altri corsi di studi, quindi praticamente nel primo semestre voi scegliete di andare a seguire un laboratorio di un altro corso di studi, quindi se siete interessati a fare un laboratorio più sul prodotto ne scegliete uno di Design and Engineering, se siete interessati più agli interni uno di interni oppure di moda, eccetera. Questi, diciamo, no, la scelta non è tra tutti i laboratori esistenti, ma ne abbiamo selezionati insieme agli altri coordinatori di corsi di studi alcuni che hanno una componente di Digital Interaction Design al loro interno. Al secondo semestre invece c'è un altro laboratorio, più, sempre a scelta, però meno, diciamo, sono laboratori più specifici sul design, quindi no, tendenzialmente non coinvolgono docenti di altre discipline, e anche questi sono collocati nei diversi corsi di studio. Quindi voi al primo anno dovrete scegliere, quando fate il bando di studio, un laboratorio al primo semestre all'interno di una lista e un laboratorio al secondo semestre all'interno di un'altra lista. Esiste anche la possibilità di farne tutte e due al secondo semestre, ma diventa un po' pesante. Comunque, se proprio vi interessano due che sono nello stesso semestre, ci potete pensare. Al secondo anno abbiamo un laboratorio di sintesi finale, un corso di Business Innovation, un altro corso a scelta, in questo caso non un laboratorio, ma un corso a scelta nell'ambito del digital design, e un altro corso a scelta in una platea più ampia di corsi. E poi c'è lo stage e il lavoro della tesi. Al secondo anno i corsi nell'ambito del design che potete scegliere, o meglio, dovete scegliere uno tra questi corsi. Vedete, alcuni hanno la bandierina, sono quelli in italiano, gli altri sono in inglese. Praticamente voi avrete un pochino più di scelta dei vostri studenti italiani, avranno un pochino più di scelta degli studenti stranieri, perché volendo qui potete scegliere anche dei corsi in italiano. Sempre al secondo anno dovrete anche scegliere un corso interdisciplinare. Il corso interdisciplinare in realtà ce ne sono tantissimi, perché si possono pescare non solo nella scuola del design, ma ci sono anche dei corsi in comune con ingegneria elettronica. Questa è la lista di quelli che noi abbiamo pensato di consigliare perché sono più attinenti al campo di studi del Digital Interaction Design. Però se vi interessa in un corso, in tutto un corso di laurea, fare una cosa completamente diversa, è qui che la potete mettere. Abbiamo per ora stabilito questi accordi per scambi se volete andare a fare un semestre all'estero, quindi in Austria, in Francia, in Germania, in Portogallo e in Svizzera, e sono quindi diciamo gli studenti che sono già iscritti, che devono partire adesso, possono scegliere tra queste alternative. Ora che sarà al vostro turno, ci saranno delle altre possibilità, per esempio l'Università Tecnica di Delft, di Eindhoven, l'Università di Brunel, di Brighton, in Inghilterra, la Aalto in Finlandia e anche in Danimarca. Quindi questa lista si sta ampliando, quindi quando arriverà per voi il momento ce ne saranno altre.
Se invece volete fare un'esperienza all'estero un po' più corta, stiamo anche pensando di fare dei workshop non solo qui, ma quei crediti che voi dovreste prendere con un workshop qui al Politecnico lo potrete prendere con altre università. Per ora il primo accordo è con la China Academy of Art di Hangzhou. Se vorrete avrete la possibilità di andare, questo però succederà al secondo anno, quindi riguarda gli studenti che adesso sono, per esempio loro, potrebbero, se vogliono, andare a fare un workshop di 2 settimane in Cina invece di fare un exchange di tutto un semestre. Se invece volete stare fuori di più, c'è anche la possibilità di un doppio titolo tra il Politecnico e l'Università di Tongji di Shanghai. In questo caso però per avere praticamente avreste 2 lauree, una italiana e una cinese, però per ottenere questo invece di 2 anni ce ne vogliono 3, se invece le faceste separatamente ce ne vorrebbero 4, quindi è un po' una via di mezzo. Vedete dallo schemino, praticamente in questo caso si sta 3 semestri al Politecnico, 2 a Shanghai e poi si torna 1 semestre al Politecnico per la tesi. Ok, io avrei finito, forse lascio subito la parola ai 2 vostri colleghi e poi se avete delle domande siamo qua. Lascio questa magari con le mail che vi potete annotare se poi non facciamo in tempo a rispondere a tutte le domande. Vedete il mio nome, il nome di Davide Spallazzo, il nome di Venere Ferraro che ci ha aiutato a preparare la presentazione ed è anche lei un docente del corso. Il nome di Margherita Pillan, che è la coordinatrice del corso di laurea. Okay. Ciao a tutti, io sono Walter. Io sono Giorgia. E siamo 2 studenti di Interaction Design, per l'appunto. Stiamo concludendo il nostro primo anno, e a dire la verità il primo anno in assoluto di questo corso in Interaction Design. Il mio background è un background in comunicazione, quindi non ho mai avuto a che fare con il campo dell'interaction. Ok, io invece vengo da disegno industriale, però io a differenza di Walter ho studiato in un'altra facoltà, quindi non qui al Politecnico, e quindi abbiamo dei background completamente diversi anche rispetto ai nostri compagni che provengono da tutti i background. Sì, abbiamo anche studenti che vengono da corsi di psicologia, di ingegneria, sì, di architettura, interni, architettura, quindi siamo molto vari e questo è un elemento estremamente importante nel nostro corso, perché a livello progettuale ciascuno di noi è chiamato a portare le proprie capacità, le proprie originalità poi al progetto, quindi diciamo che c'è un grandissimo margine di espressione personale all'interno. Basta pensare ai progetti che avete visto, sono progetti totalmente diversi tra di loro. Sì, all'inizio magari può spaventare provenire da dei background così diversi, oppure se le nostre conoscenze siano abbastanza per il corso in questione, però in realtà l'approccio parte da zero, ad esempio con Arduino, con Unity, con questi programmi un pochino più specifici, siamo partiti da zero e adesso stiamo facendo dei prodotti un po' più complessi. Beh, facciamo un esempio, la nostra settimana tipo in questo momento consiste in 4 laboratori, il lunedì io sto lavorando su un videogioco vero e proprio. Sì, noi invece stiamo lavorando su un location-based game, quindi è anche questo un gioco, però ha un approccio completamente diverso e anche la progettazione avviene in maniera diversa, nonostante il brief iniziale sia stato lo stesso per tutte e due, Esatto. Perché avevamo il compito di sviluppare una storia dei personaggi e un background, quindi una storia completa da una poesia, da una storia abbastanza, un brief iniziale, comunque abbastanza uguale corta per tutti. Sull'immigrazione. Il martedì prototipiamo insieme al Dipartimento di Ingegneria, quindi abbiamo anche delle collaborazioni interne all'università, sì, a volte anche esterne, e lavoriamo su prototipi virtuali e anche concreti, ad esempio fisici, il progetto è con sì, la stampa 3D, il sì, mio invece è una prototipazione virtuale su sensori olfattivi, quindi lavoriamo nel campo degli odori. Ecco. Io invece lavoro con un prototipo fisico e a seconda della stampa 3D che verrà fatta, questa lampada avrà dei riflessi e dei giochi di luce completamente diversi. Il giovedì
lavoriamo su esposizioni interattive, quindi videomapping, proiettori, animazioni, sì. 3D. E il venerdì invece lavoriamo su progetti proprio di prodotto, sì, vero e proprio. Stiamo anche lavorando qui per gli smart toys, quindi giocattoli per bambini. Sì, sì, sì. Anche qui però abbiamo una parte, ecco, di prototipo vero e proprio, una parte di interfaccia grafica, quindi un'applicazione, nel mio caso e nel tuo. Nel mio caso un prodotto, sì, una coperta interattiva. Quindi okay, su quattro laboratori abbiamo quattro prodotti totalmente differenti che non avrebbero niente a che fare l'uno con l'altro se non il concetto di interaction vero e proprio, il fatto di essere interattivi e di avere uno studio sull'utilizzo, sulla persona, sul user. Il concetto di interaction è abbastanza trasversale, quindi in realtà va a coprire tutta una serie di campi ed è anche importante capire qual è il nostro ruolo all'interno di ogni progetto, quindi che contributo possiamo dare come interaction designer. E vabbè, ecco, come detto, il background degli studenti è abbastanza vario e anche quello dei professori. Ecco, abbiamo dei professori che provengono da ingegneria e altri che invece sono dei veri e propri professionisti, come ad esempio il Carmachina che ci aiutano per l'albero della vita, con digital art, e Frog Design che invece ci aiutano per il venerdì per sviluppare i nostri prodotti. Beh, oltre a questo siamo anche estremamente stimolati a lavorare con i professori. Non siamo, sì, moltissimi, avete sentito che il numero di studenti non è altissimo e siamo un corso in crescita, abbiamo appena cominciato e penso che la cosa più importante, anzi anche la cosa più bella del nostro corso sia il fatto di essere pochi ma buoni e estremamente motivati. Noi, sì, ad esempio, stiamo lavorando, sperimentare. Esatto, stiamo lavorando con i professori per la creazione del sito internet del nostro corso, uh-huh, un sito che non sarà soltanto un modo per spiegarvi quello che studiamo ma anche un hub, una piattaforma sul quale mettere i nostri progetti, i nostri portfolio, sì, sul quale anche vetrina, divulgare un po' il concetto di interaction, che è tutto e niente al momento per tantissime persone. Sì, comunque è abbastanza difficile da spiegare e da capire perché è un concetto abbastanza relativamente nuovo, quindi essendo relativamente nuovo anche il corso è tutto un divenire, quindi è tutta una, esatto, sperimentazione, una... Sì. No, però ce la stanno cavando bene. Sì. Se avete domande, sì, siamo infatti qui. Siamo qui perché sappiamo cosa si prova a essere dall'altra parte, a essere abbastanza destabilizzati di fronte a un corso di cui non si ha nessun feedback, a differenza di tutti gli altri che sono stati presentati prima. Quindi se avete qualsiasi tipo di domanda su cosa facciamo, non lo so, siamo qui per rispondervi. Abbiamo una domanda? Abbiamo una domanda, emozione. Okay. Allora, intanto ciao. Ciao. Io vorrei chiedervi, data la vasta gamma di background che vi caratterizza e comunque la realtà nuova di questo corso a meno di un anno, mi sembra di aver capito. Sì. Primo anno. Primo. Mm-hmm. Dati questi due fattori in concomitanza, avete trovato delle difficoltà di qualche tipo o in cosa magari potreste aver notato delle carenze, visto che comunque è un corso in partenza, insomma, dove magari ci possono essere dei lati negativi e come eventualmente migliorarli? Allora, te lo dico non perché sono qui davanti ai miei professori che quindi potrebbero valutarmi, quindi sono completamente onesto. Diciamo così che dipende dall'approccio che hai tu. Okay. Se vuoi vederlo come un corso appena iniziato, che quindi ha ovviamente dei margini di miglioramento, il tuo approccio sarebbe critico e negativo. Il nostro approccio, almeno quello che riguarda la mia persona, è quello di affrontare una cosa in divenire. Quindi se c'è una carenza, cerco di contribuire per migliorarla. Ti faccio un esempio. Il sito era uno di questi. Per il corso di Arduino, molti di noi non avevano conoscenze su Arduino. Siamo stati accompagnati, comunque noi cerchiamo sempre comunque di partire tutti quanti allo stesso livello. Non vieni lasciata a te stessa. Ad esempio la ragazza che è laureata in psicologia è riuscita comunque a consegnare l'esame in Arduino e andare benissimo, però a corso finito abbiamo avuto un briefing tra di noi, abbiamo discusso su come migliorare la cosa e già stiamo avendo gli effetti di miglioramento, sì, sul secondo semestre. Come tutte le cose c'è sempre il rovescio della medaglia, però sta anche a te riuscire a cogliere un po' le opportunità che il corso ti offre.
ad esempio il sito era una di queste, era un modo per mettersi alla prova su un progetto extracurricolare che quindi non vale niente a livello di crediti e di voti, però è comunque un'esperienza perché fino ad adesso non avevamo avuto nessun modo di progettare siti o cose simili. Ad esempio, posso chiederti qual è il tuo background? Io vengo da un triennio di prodotto, non del Politecnico, in particolare di un'Accademia di Belle Arti. Okay. E non volendo necessariamente focalizzarmi su una direzione di prodotto, quindi continuativa, certo, sto valutando questo tipo di proposta per allargare e rendere più eterogenea la conoscenza acquisita. Quindi come prendiamo un esempio, ad esempio sulla tua persona. Uh-huh. Il tuo contributo a livello progettuale in un gruppo partirà da una sensibilità di prodotto, quindi tu potresti essere quella figura nel gruppo, non per forza quella che programmerà, ecco. Però questa tua sensibilità magari porterà al prodotto finale qualcosa di nuovo, ecco. Quindi non è un limite ma tanto un'opportunità, no, una potenzialità. Sì, sta a te. Perfetto, grazie. Bravissimo, bravissimo. Io avrei una domanda non tanto agli studenti, che siete stati assolutamente esaustivi, ma ai professori. Come offerte di lavoro, cioè proposte di lavoro in Italia, qual è la situazione interaction design? Cioè, ho come l'impressione che dovremmo andare a cercare lavoro più all'estero che in Italia, però forse mi sbaglio, non lo so. In realtà no, perché gran parte delle offerte di lavoro che ora sono disponibili per designer, se anche fai un giro molto rapido su Monster o su LinkedIn, sono fondamentalmente di user experience designer, user interface designer, interaction designer, proprio perché è impensabile oggi ragionare in termini di progettazione di un prodotto, di un servizio, di un ambiente senza prendere in considerazione la dimensione digitale che ormai è ubiqua. Quindi questo non significa che non hai competenze di prodotto, di comunicazione o il tuo background a cui vieni, però sai anche integrare quegli aspetti che possono invece spaventare una persona con un curriculum più, diciamo, consolidato, come quello di un product designer. Quindi quella che è la nostra impressione è che anche il corso di laurea in termini di aziende interessate ad avere stage sia in crescita. Proprio pochi giorni fa abbiamo fatto un incontro con Huawei che sta aprendo il User Experience Design Center qua a Milano e assumerà un bel numero di persone, hanno già 600 designer in tutto il mondo, quindi come dire, Huawei spacca. Grazie. Poi quanti e quale lavoro le persone praticamente troveranno lo scopriremo tra qualche anno. Per ora noi è stata fatta un'indagine preliminare prima di avviare il corso, perché se non c'è un'aspettativa nel mondo del lavoro non viene avviato un nuovo corso in genere. E poi abbiamo preso i contatti per gli stage e per i workshop. Immaginiamo che le stesse aziende poi probabilmente assumeranno anche i laureati. E una cosa che non ho capito, se ci sono all'incirca 40 posti, 30, e la maggior parte sono destinati, se non tutti, agli studenti già del Politecnico, no, non per forza? E partecipano tutti in quale maniera? Ma soprattutto la mia domanda era, nel momento in cui io mi vengo a proporre, non avendo un background magari di user experience, quali aspetti devo valorizzare o voi valorizzate nel momento della selezione e una persona dovrebbe portare? Allora, sul meccanismo proprio della missione, poi magari se andate giù ai banchetti vi spiegano nel dettaglio. Comunque, ci sono due fasi separate, perché gli studenti con lauree straniere hanno bisogno di saperlo prima per il visto e tutto quanto, quindi si tengono da parte quei 15 posti. E poi c'è invece il momento in cui si iscrivono gli studenti con lauree italiane. Gli studenti laureati al Politecnico o in particolare in design possono entrare semplicemente con dei parametri di voti e di, diciamo, dei prerequisiti, mentre gli altri devono presentare un curriculum e un portfolio.
e sulla base di questo vengono valutati. Quindi dipende un po', cioè non è che vengono tenuti via dei posti per gli studenti del Politecnico, ma se ci sono tanti studenti del Politecnico che rispondono a quei parametri, riempono, di solito non riempiono tutti i posti, non hanno finora mai riempito tutti i posti. E la domanda, scusi se la ripropongo, allora, uno studente ad esempio con un background in comunicazione, il suo portfolio per puntare ad entrare in questo corso deve puntare sulla comunicazione, deve cercare di fare esperienze in user experience esterne così da poterle inserire nel portfolio, o la trasversalità di cui parlavate porta a valutare la comunicazione fine a se stessa per questo corso? Si valuta la comunicazione, se poi ovviamente uno ha delle altre esperienze, non solo quelle didattiche, è utile metterle, no? Perché è quello che magari differenzia un po' le persone, sennò tutti quelli laureati in comunicazione più o meno hanno le stesse cose. E poi questo dico non per lui, che probabilmente essendo laureato in comunicazione comunque ha fatto dei progetti. Ci sono anche degli studenti, per esempio, che vengono da psicologia o altre facoltà, che non hanno fatto dei progetti. In quel caso comunque vengono invitati a presentare una sintesi della tesi di laurea o degli altri elaborati che comunque facciano vedere quali sono le loro competenze al di là della lista degli esami e del curriculum. Beh, io ho fatto comunicazione, scusatemi se mi permetto di aggiungere qualcosa, io ho fatto comunicazione, nel mio portfolio non c'era nessun tipo di progetto sulla user experience, semplicemente mostravo la possibilità di poter lavorare in progetti differenti, nel mio caso avevo messo sia il visuals che il sound design, nel mio caso, quindi non c'era Arduino ad esempio. Sì, anche io ho fatto disegno industriale, avevo un'infarinatura di prodotto interni, comunicazione grafica, però non avevo mai fatto niente di questo tipo, quindi su questo non devi preoccuparti. Grazie mille. Diciamo che quelli che hanno già fatto qualcosa di questo tipo in Italia sono pochi, quindi. Sono altre domande o? Sì, là in fondo. Non vedo dove. No. Non ce l'hanno su col Politecnico. Era impressionante. Stavo chiedendo, se ho capito bene, quindi gli studenti già iscritti al Politecnico di Milano, cioè già laureati al Politecnico di Milano alla triennale, se hanno i parametri NV iscritti sul sito e fanno richiesta, sono già dentro o no? O non sì, è detto? A meno che non siano di più del numero di posti disponibili, in quel caso sono già dentro, ma magari in un altro corso di laurea, perché poi ci sono delle opzioni, no, quando voi vi iscrivete. Ok. Va bene, allora grazie mille a tutti, lasciamo la parola, immagino Design Engineer.